partiti. È in vantaggio Montefano davanti a Roman Pisse, Ercole, San Mambo, Eisenheim, Mujahidov, Caffeina, Angry Kitten, Keplero, Paquito, Piccola Sissi e Linus Pauling. Dopo 300 metri di corsa si assesta al passa Montefanum davanti a Roman Peace, Mujahidov, Caffeina, San Mambo, Ercole, Keplero, Eisenheim, Angry Kitten, Linus Pauling, Paquito e Piccola Sissi. All'inizio della curva prosegue in vantaggio Montefanum davanti a Roman Peace, San Mambo, Mujahidov, Caffeina, Ercole, Eisenheim, Keplero, Angry Kitten, Linus Pauling, Paquito e Piccola Sissi. Poco prima dell'ingresso di dirittura allunga Montefanum davanti a Roman Peace, San Mambo e Mujahidov, Caffeina. I cavalli entrano in dirittura con Montefanum in vantaggio lungo la corda davanti a Roman Peace, San Mambo, Ercole, Mujahidov, Caffeina, centropista Angry Kitten, con più all'esterno Paquito e Linus Pauling, sempre in vantaggio Montefanum davanti a Roman Peace, Keplero, San Mambo, Paquito ed Angry Kitten. È facile Montefanum davanti a Keplero, Peace Royale, Paquito e San Mambo. Fuga per la vittoria è quella di Montefanum, il numero 6, Tony Polli. Che giornata per Castrese Felaco, che si è spostato con due cavalli, ha dato due mazzate micidiali a tutti. Sesta e settima corsa, che è la triste, sono state sue. Allora, Stefano, ricostruiamo il quintetto. Allora, io metto il vincitore, il numero 6, Montefanum. Seconda Keplero, vittoria a seguire, per numero 10, forza. Quindi 6-10. Terzo, il numero 8, Roman Peace. 6-10-8. Poi 3. E quinto, chi hai visto, Piero? San Mambo. 9. 9. 6-10-8-3-9. Sì, tutto però finché non ci sarà conferma, Certo, intanto fuga in avanti per la vittoria da parte di Montefanum, coglie la seconda vittoria a seguire e paga al totalizzatore, pensate, 20? Leggo bene. Era l'ultimo del campo. 20-0-1. 20-0-1 a quota fissa, quanto aveva chiuso? A 16 a quota fissa. Sì, perché quando sono quote alte paga di più il totalizzatore, ovviamente. Antonio Pulli in sella. Percorso in avanti che non lascia spazio a repliche di sorta. 6, 10, 8, 3, 9 dovrebbe essere la triste quarta e quinta delle capannelle. E mi raccomando, appuntamento a lunedì per il gran quasi finale festivo, comunque stupendo, veramente una giornata da non perdere a capannelle.